L'archivio storico di oggi, le pillole dell'archivio storico di Primo Canale sono dedicate a due grandissimi genovesi, molto diversi da loro, ma veramente tra le figure fondamentali del Novecento per quello che riguarda la nostra città. Il primo è Paolo Emilio Taviani, che è stato in assoluto, credo, uno dei personaggi italiani più importanti del Novecento, giurista, economista, studioso, giornalista, professore, profondo conoscitore di Cristoforo Colombo, fu membro del Parlamento fin dall'inizio, fin dall'Assemblea, Costituente. Ovviamente, la sua carriera lo portò lontano da Genova, ma lui rimase sempre molto legato alla città dove era nato nel 1912. E che lo ha più volte ricordato. Lui morì, tra l'altro era stato anche professore di economia all'università per tanti anni. Lui morì nel 2001, il 18 giugno del 2001, e noi lo ricordiamo proprio con un servizio che venne girato quel giorno. Genova piange uno dei suoi cittadini più illustri. È morto questa mattina all'alba a Roma, nella clinica dove era stato ricoverato a seguito di un ictus, Paolo Emilio Taviani. Il senatore a vita, uno dei padri della Repubblica, aveva 88 anni e al suo capezzale sono rimasti fino alla fine i suoi 7 figli e numerosi nipoti. Particolarmente vicino alla famiglia anche il neo ministro degli Interni, il ligure Claudio Scajola, di cui Taviani fu testimone di cresima. Taviani, leader storico della Democrazia Cristiana, ex ministro agli interni, carica che ricoprì per 8 difficili anni, docente universitario, profondo conoscitore e studioso colombiano, è stato soprattutto un grande italiano. Il 30 maggio scorso Taviani aveva presieduto la prima seduta della 14ª legislatura del Senato, lasciando poi il posto a Marcello Pera. In quell'occasione pronunciò un discorso ricordando che già 57 anni prima aveva partecipato all'Assemblea Costituente. A Genova Paolo Emilio Taviani era tornato nella sua città per donare la biblioteca Beri e la sua pregiata collezione di libri su Cristoforo Colombo. La salma del senatore sarà esposta nella capitale in una camera ardente al Senato e i funerali verranno officiati nella parrocchia di Piazza Sant'Emerenziana dove Taviani viveva. Ma nella sua Genova Taviani rientrerà per l'ultimo viaggio, per l'ultimo saluto che i genovesi gli vorranno dare, verrà allestita a Palazzo Tursi una camera ardente e quindi il suo corpo riposerà per sempre nel cimitero di Bavari. L'orazione funebre, come da sua volontà, verrà tenuta dall'ex sindaco Giancarlo Piombino. Un altro grande personaggio genovese è stato certamente Don Andrea Gallo, ma per tutti Don Gallo, uno di quei personaggi che più, anche in questo caso, hanno segnato Genova nel secolo scorso, un sacerdote sicuramente scomodo, diviso tra la sua missione e l'impegno politico, era il sacerdote degli ultimi, degli deboli, degli indifesi, dei diseredati, dove c'era un'ingiustizia lui era sempre presente e più volte si scontrò non solo con la politica ma con la gerarchia anche ecclesiastica. Tra l'altro fu, come sappiamo, il fondatore della comunità San Benedetto al Porto e la sua morte ha lasciato un vuoto che nessuno è riuscito a riempire. E proprio per quello che riguarda la sua morte avvenuta nel 2013, vediamo in questa pillola dell'archivio storico il ricordo di Mario Paternostro. Bisogna saper ascoltare. Sono le ultime parole che Don Gallo mi ha detto al termine di un'intervista fatta a San Benedetto poco prima delle elezioni politiche. Era già consumato, ma se possibile la sua energia interna, la passione, erano ancora più forti del solito. L'ascolto è stato sempre il chiodo fisso di Gallo. Ascolto degli ultimi, ascolto dei deboli, ascolto dei diseredati. Lo ha fatto in una vita lunga, ricca di fatti, lotte, vittorie e delusioni. Don Andrea Gallo è, per chi ha la mia età, il prete del Carmine, quello che raccoglieva i ragazzi, gli studenti del Colombo, meno conformisti di altri, e li avvicinava a mondi sconosciuti, abbassando paratie divisorie di classe e di abitudini consolidate. È il Don Gallo prete di strada, prete delle prostitute e dei tossici, che aveva ospitato a San Benedetto insieme a Don Rebora, che lo aveva accolto dopo che era stato castigato dal cardinale Siri. Non il prete che si occupava di droga, ma il sacerdote che stava con i drogati. E non solo con loro, perché col trascorrere degli anni la sua comunità è diventata il rifugio di chi era costretto a stare ai margini. Margini umani e sociali, margini politici e religiosi. In realtà con Siri aveva un rapporto intenso, spesso di grande reciproco affetto. Diceva il cardinale di lui, il mio prete, rispondeva di rimando Don Gallo, il mio vescovo. E per Siri pregò quando il vecchio arcivescovo si fermò sfiancato dal tumore.
Don Gallo politico è quello che più ha suscitato dissensi, ma anche grandi passioni. La destra genovese non gli ha mai perdonato il suo stare al fianco dei No Global del G8, poi con i partiti della sinistra, poi con i Vendogliani, infine con Marco Doria. È stata la destra che aveva trovato un anti-Gallo in Don Gianni Bagebozzo, prete intellettuale e intelligente, spesso anche questo in fortissima polemica con Siri, diventato consigliere politico ed europarlamentare di Silvio Berlusconi. Don Gallo, il prete partito dalla ricca ma sobria Castelletto, da una Genova bene ma non tanto, è stato un vero buon cristiano, pronto ad aprire le porte senza chiedere a chi bussava chi sei tu, e se ha avuto qualche eccesso mediatico, credo che oggi gli sarà perdonato, proprio perché è stato un uomo buono, buono come lo intende il Vangelo. Ricordiamo che è molto semplice accedere all'archivio storico, basta andare sull'home page di primocanale.it, sulla nostra applicazione, e cliccare sul banner che trovate, sul banner relativo, e potete entrare a vedere migliaia e migliaia di video che contiene tutta la storia di Genova e della Liguria dal 1982 ad oggi. E noi, per quello che riguarda l'archivio storico, ci vediamo domani.